Ciao a tutti, in questo tutorial sempliciotto vi spiegherò, tenterò di spiegare un po' come funziona WordPress, come si cambiano i temi, no? Questo è un tema molto bello. Allora, come ho già spiegato in passato, secondo me la cosa più facile quando uno vuole farsi il tema da solo è trovarne uno che vi piace come layout. Ad esempio questo qua, io ne avevo visto uno che era a 4 colonne, e così lui, e così ho scaricato quello e l'ho modificato a mio piacimento. Si potrà? Sì, non lo so. Mica l'ho rubato, è tutto diverso, no? Perché una cosa difficile in CSS che mi fa sempre incazzare, quando avete delle colonne, no? C'è sempre dei problemi, allora è meglio scaricarne uno già fatto. Comunque, dopo praticamente si va qui in WordPress, presentazione, tema editor. Praticamente WordPress è fatto a blocchi, no? Cioè, e qua potete vedere i blocchi. Vabbè, questo non è un blocco, è lo stile CSS. E questo praticamente dove cambia tutto, cambiati i colori, il layout, così. Poi dopo c'è il main index template, che sarebbe la pagina iniziale. E questo qua è abbastanza praticamente il template che ho scaricato. Perché dopo i colori vengono usati dal CSS, no? Quindi questa praticamente è la pagina iniziale. Però poi quando c'è un link, ad esempio un video, un post, e lo schiacciate, WordPress automaticamente vi chiama un'altra pagina dentro, che è single post. La pagina, vuol dire, pagina singola, di un post singolo. E questa la dovete modificare, altrimenti non funziona, no? Perché ad esempio sono qua, questa è la prima pagina, schiaccio qui, e lui invece di caricare la prima carica questa qua secondaria, che l'ho fatta così. E dopo un altro blocco importante è il header, la testata praticamente. Questa è dove si mettono il titolo del sito, le keywords, l'icona favorita che ho fatto vedere prima, e basta. Certo, questa cosa qui di avere solo una header non ho ben capito. Cioè, se ad esempio spesso nei siti web ogni pagina del sito ha un titolo diverso che serve per i motori di ricerca, però in questo caso tutte le pagine del mio sito hanno la stessa testata, quindi quello non so, magari non so io come fare a cambiare le testate, no? Comunque questa, e poi potete notare che è spezzettata, Io qui nella header potrei anche metterci adesso, ecco, come potete notare, vabbè, senza mettere nient'altro, potete notare che praticamente c'è il body tag aperto e non c'è quello chiusura, perché automaticamente dentro il main index template oppure il single post non ci sarà il body, ci sarà direttamente tutto il div, tutto il gran casino. Io qui potevo metterci, che so, div id uguale wrap aperto così, e poi nel single post e nell'altro iniziavo direttamente, ma così era già un casino. Meglio non fare, però avete capito, no? È anche aperto, cioè se fosse una pagina vera darebbe tutti gli errori del mondo, no? Però poi WordPress combina questo, combina con quell'altro e funziona tutto, e basta, probabilmente questo blocchi, no? Però com'è che si fa a cambiare i temi? Cioè, se io faccio così, il truccone che l'ho detto anche un'altra volta, no? Allora, questo mettiamo che è il sito mio, no? E ad esempio l'altro giorno volevo cambiare... Oh, aspetta, questo no. Ci sono commenti? No. Non serve... Porca pozzola, si è chiuso! Oh. Tocca andare a prendere una pagina con dei commenti. Non ci saranno dei commenti. Ok, cioè, volevo inizialmente, tra l'altro, lo volevo fare tridimensionale di più, lo che sembrasse che queste cose fossero dentro il sito, no? Tridimensionalmente dentro, però ho spattaccato un po', non ce l'ho fatta. Allora, inizialmente la prima cosa che ho fatto è farlo in Photoshop per capire, cioè, la grafica, no? E quella è la cosa principale che ho fatto. Poi, quando mi piaceva,
sono passato a editarlo nell'HTML. Però come ho fatto? Ho fatto una stronzata. Io ho preso, sono andato qui, ho preso il source code, tutto il source code. Vedete, WordPress vi traduce tutto in un unico file, non è che ti fa, vi fa pezzi. Quindi ho copiato questo, l'ho incollato in Dreamweaver in una pagina nuova. Ho messo a posto il CSS, perché il CSS magari lo prende da questo sito che è online. Io ho tolto questa roba qua, no? Track. Ho lasciato style.css nella cartella, nella stessa cartella. Praticamente ho aperto un nuovo documento, l'ho chiamato style.css e ho copiato lo stesso CSS dentro, no? Per copiarlo basta andare qua, si va style sheet, copio questo, copio e incolla, no? A posto. E dopo l'ho modificato lì, no? Localmente, lo cercavo di guardare, lo guardavo facendo il preview così locale, no? Perché poi alla fine tutto questo è CSS, non ho neanche dovuto muovere niente. Quindi quando l'avete fatto con l'HTML, dopo mi è bastato copiare quelle 20 righe di codice CSS e schiaffarle dentro qua nello style sheet, no? Infatti, se andiamo a vedere da qualche parte, che poi tra l'altro adesso, se andiamo a vedere, ecco qua, commenti, ho messo anche una riga di commenti. Questo qua l'ho copiato da Dreamweaver a qui e me l'ha fatto tutto automaticamente, no? È molto bello. Tra l'altro, notando questo CSS, ho notato che ci sono dei tag che non sono utilizzati e sono in spagnolo. Probabilmente quello che a cui ho fregato il template l'aveva fregato a qualcun altro e non aveva ripulito tutto dalle cose inesistenti. Infatti anch'io ho fatto lo stesso. Ci sono un sacco di commenti, di cose scritte in spagnolo. Ecco, questi qua. Commentarios autor. Che io questi li potrei anche cancellare adesso. Sto ancora provando delle cose. E basta. Poi ci sono... Ah beh, c'è anche il sidebar. Il sidebar... praticamente... è il sidebar, no? Questa parte qui dove ci sono i menu. Che se la volete cambiare... Ad esempio... ho cambiato io qualcosa, non lo so. Sì, volevo fare home. Questo bottone home qui l'ho messo perché... Se siete in un'altra parte e volete ritornare alla pagina principale, vi serve, no? Allora, come fate? Qua non lo so, come si fa. Magari c'è un trucco, però io l'ho fatto manualmente. Allora sono andato nel PHP, nel blocco del sidebar. Schiacciato lì. Sono andato praticamente dentro e ci ho messo il link. Perché se lo fate da WordPress, lui vi crea una pagina. Io volevo invece... Eccolo qui. Cioè, ho messo lì class, ho copiato da quello che c'era sopra o sotto, ci ho messo che era e lui me l'ha messo lì, no? E così è facile, no? Praticamente sono blocchi, tutto bloccato. Poi ce ne sono un sacco di cose che non so, ad esempio su pop-up, attachment. Ah beh, archive ho dovuto fare, praticamente poi fatto il single post, l'ho copiato e l'ho messo dentro archive, perché archive è quando schiacciate un vecchio articolo e a posto. Poi si può anche settare quando c'è un errore che la pagina non è trovata, ma poi è facile, quello ci penserò più avanti. Per il momento è tutto da questa breve spiegazione come WordPress funziona. È tutto, ciao a tutti.